Benvenuti cari amiche e cari amici di Radio Evolution a questo nuovo appuntamento con il flauto di Pan. Staremo insieme la consueta mezz'oretta per approfondire una tematica particolare, quella dell'adolescenza. Non tanto l'adolescenza che non ha niente di particolare, tutt'altro, ma un aspetto, una possibile interpretazione di cosa succede in adolescenza. Cercheremo di capire come mai gli adolescenti di oggi sono sempre più fragili. Non daremo chiaramente una spiegazione esaustiva. Quello che voglio fare è proporre una possibile interpretazione, andando a recuperare appunto i cambiamenti che sono avvenuti a livello sociale, soprattutto a livello familiare, negli ultimi anni, con lo spunto appunto di due miti, quello di Edipo e quello di Narciso. Io nel mio lavoro mi confronto tutti i giorni con famiglie, con ragazzi, qui al Centro Studio Evolution, nelle scuole, che stanno vivendo l'adolescenza. Sono anche padre di due figli adolescenti, uno che ha da poco iniziato la scuola secondaria di primo grado e uno che ha appena iniziato la scuola secondaria di secondo grado. Quindi due età molto particolari, due fasi di cambiamento, di grande cambiamento, età meravigliosa, ma un'età in cui i ragazzi e le ragazze sono molto vulnerabili, hanno tante fluttuazioni, l'età dei paradossi, l'età del cambiamento in cui piano piano si passa dal corpo e modo di pensare bambino a quello lentamente negli anni più adulto, più maturo. Quindi c'è un totale mutamento di identità, quel cambiamento che comporta appunto una vera e propria crisi. Però la crisi, diciamo, al giorno d'oggi per certi versi assume caratteristiche simili a quella che è sempre stata l'adolescenza. Su certi aspetti ci sono adesso, ci sono stati quando magari ero adolescente io, quindi ormai un bel po' di anni fa nel millennio scorso, e quando erano adolescenti i miei genitori, eccetera, eccetera. Altri aspetti invece sono cambiati, sono nuovi, sono anche più sottili, rendono l'adolescenza non tanto più facile o più difficile, però la rendono diversa e spesso la rende anche difficile per gli adulti capire il significato di certi comportamenti, capire cosa sta succedendo, proprio perché alcuni aspetti li abbiamo vissuti anche noi e quindi ci riconosciamo, possiamo ricordare e quindi in qualche modo riusciamo a far fronte a, soprattutto quando ci sono situazioni un po' d'emergenza e di necessità. Altri aspetti invece sono nuovi, ci lasciano spesso senza parole, non sappiamo come interpretarli, non sappiamo cosa fare. Ecco appunto che parlando di adolescenza facciamo riferimento al tema principale, che è quello del cambiamento. Ecco, questo cambiamento in realtà non è qualcosa al giorno d'oggi di così sconvolgente. Spesso in passato si interpretava l'adolescenza come una fase proprio di rottura, una vera e propria tempesta, quasi una nuova nascita. Negli ultimi anni invece si parla di cambiamento in senso un po' più ampio, dove si sottolinea più che l'aspetto di rottura col passato, l'aspetto di continuità, in un distribuirsi intorno a diverse componenti evolutive. E questo comporta però anche un maggior lasso di tempo. Infatti la bella domanda è: quando finisce l'adolescenza? Io posso portarvi la mia esperienza personale, ma se chiedessi ai miei colleghi psicoterapeuti penso che le considerazioni sarebbero simili. Ci troviamo spesso di fronte a persone che dovrebbero essere in età adulta di 30-35 anni che presentano ancora molti tratti in realtà adolescenziali. Quindi diciamo che l'età si è spostata avanti, fanno una vita adulta, per carità, non voglio spaventare i genitori, però appunto ci sono dei tratti di maturazione che non sono ancora compiuti, sono rimasti ancora
dei Peter Pan. Allora, perché c'è questo cambiamento? Dicevamo, non è più di rottura, c'è una certa, diciamo, continuità anche dell'idea di sé negli adolescenti di oggi, negli adolescenti contemporanei. Perché in passato cosa succedeva? L'adolescenza era proprio una rottura, diciamo, simbolica, spesso anche proprio concreta, con la famiglia d'origine, soprattutto con le regole, le norme, l'autorità, più delle volte paterna, comunque della famiglia d'origine. Oggi è cambiata, nel senso che per crescere non è più indispensabile appunto questo aspetto di rottura, da cui poi derivava, adesso lo vedremo tra poco, il mito di... era stato, diciamo, utilizzato come immagine a livello di analisi psicanalitica, il mito di Edipo. La mitologia greca è stata spunto per... offre come spunto molte interpretazioni proprio a certi fenomeni interni. La psicanalisi ne ha tratto molte, appunto, l'ha utilizzata molte volte. Per capire appunto questa differenza che adesso cercherò di spiegare in modo migliore, in modo un po' più approfondito, bisogna fare un passettino un po' indietro e fare riferimento a un cambiamento che c'è stato a monte, quel cambiamento che ha vissuto la società, soprattutto la famiglia, negli ultimi anni. Gli ultimi anni, parlo di 20, 30, 40 anni. Perché? Perché le figure genitoriali si sono modificate, sono create nuove figure e si sono modificate le relazioni tra i componenti della famiglia. Ecco che proprio per questo Pietro Poli Charmé, che è uno dei massimi esperti di adolescenza in Italia, una decina d'anni fa ha introdotto il termine di adolescente narciso. Cioè, questo cambiamento che c'è stato a livello sociale, a livello familiare, ha dato vita al tramonto del mito di Edipo e alla nascita sociale invece di Narciso e adolescenti come, appunto, Narciso. Adesso lo vedremo meglio. È un'analisi fatta appunto una decina di anni fa, però è quanto mai attuale, per questo mi sembra interessante proporla. Allora, cosa è successo a livello di cambiamento nelle funzioni genitoriali? Si è passati da una famiglia che si definiva anche a livello tecnico famiglia normativa alla famiglia affettiva. E questo è stato proprio un cambiamento che è stato negli anni molto profondo, che ha riguardato lo scopo stesso della famiglia e la funzione che viene attribuita alla famiglia. La famiglia di tipo normativo qual è? Quella tradizionale, quella di una volta, quella in cui probabilmente i miei coetanei o le persone che hanno più anni di me sono cresciuti. Famiglia che privilegiava appunto l'aspetto normativo, dove c'erano distinzioni di ruolo precise, i rapporti tra genitori e figli erano sì con l'affetto, però erano più distaccati, più formali, c'erano delle gerarchie. Ecco che questa famiglia appunto molto chiusa, molto gerarchica, molto appunto normativa, che si basava tra l'altro su un'idea di livello sociologico di bambino come un qualcosa che va un po' corretto, va educato, ma in senso autoritario, portava appunto questo tipo di famiglia, qui la sto sintetizzando ovviamente, una forte motivazione a spostare il loro interesse all'esterno, alla ricerca di un'indipendenza economica, di tempo libero, anche per quel che riguarda la sessualità, che in famiglia non erano consentite, che in famiglia non potevano trovare risposta, proprio guardarsi al di fuori. E spesso questo guardarsi al di fuori, questa spinta all'esterno, portava appunto la ribellione e lo scontro tra generazioni. Era qualcosa di fisiologico. Per crescere c'era bisogno di rompere questo legame molto forte, ma questo legame che teneva stretto. È quello che è successo un po' nel 68 e anche negli anni seguenti, un po' per chiarirsi. Poi cosa è successo?
è subentrato nel tempo un secondo tipo di famiglia. Famiglia che diventa appunto il perno della vita affettiva di tutti i componenti. Cioè i figli in questo caso sono voluti, scelti, ricercati e diventano motivo, diventano oggetto di un grande investimento da parte dei genitori. Non parlo di investimento economico, anche perché i figli sappiamo che costano e costano tanto, investimento di tipo appunto affettivo. I figli vengono appunto idealizzati, vengono visti come un qualcosa di buono, di positivo, e quindi diciamo il bisogno di regole è diventato minore. Quindi la famiglia non è più il luogo dove si impara a diventare grandi e a rispettare le regole, ma è il luogo proprio privilegiato di accudimento, di protezione. Lo scopo fondamentale della famiglia è quello di fornire amore, sicurezza e soddisfazione dei bisogni affettivi, economici e sociali dei figli. Il problema è quando diventa, nel momento in cui i figli crescono, luogo di soddisfazione di tutti i bisogni affettivi, economici e sociali. E quindi capite bene che con questo cambiamento la spinta verso l'esterno è molto minore, non c'è bisogno della ribellione, perché i ragazzi e le ragazze in casa hanno tutto quello di cui c'è bisogno. Questo comporta appunto dei grandi cambiamenti. Quindi il modello educativo familiare è cambiato, si costituisce un nuovo equilibrio. Le figure anche genitoriali, parentali, non sono più così nettamente distinte, ma vanno un po' a sovrapporsi nei ruoli. C'è una maggiore reciprocità, c'è un maggior dialogo, maggiore apertura, maggiore affetto, e quindi c'è un cambiamento proprio a livello di relazioni. I genitori appunto sono più vicini ai figli, sono più disponibili, sono non troppo intrusivi, alcuni lo sono ancora. Per certi versi sono più simili a figure quasi fraterne che paterne, si va di più all'autorevolezza rispetto all'autorità. E questo è tutto molto molto positivo. Il problema è che molto spesso questo viene espresso un po' all'estremo, quindi un po' troppo. Il padre appunto in questa nuova famiglia ha una funzione anche molto di accudimento, che è fondamentale in adolescenza. Quindi non è più il padre che trasmetteva valori, regole, norme, è un padre che adesso è molto più empatico, è autorevole perché è competente, non perché ha la forza, quindi ha l'autorità e quindi i figli hanno paura di lui, ma proprio perché cerca di capire quali sono i bisogni dei figli e cerca proprio di andargli incontro proprio come ruolo. Questo ha comportato però nei padri una crisi appunto dell'aspetto autoritario, quindi una crisi del ruolo paterno e spesso anche un mancato equilibrio dei ruoli in famiglia. Quindi in un quadro molto positivo a livello teorico, poi nella pratica questo ha comportato degli squilibri. Qui anche il ruolo della madre appunto è modificato, è diventato più ampio. Ad esempio la funzione un po' di ponte tra il mondo della famiglia e il mondo esterno della società, che in passato era una competenza maschile, adesso è quasi più femminile. I genitori appunto nella famiglia, in questa nuova famiglia affettiva, nonostante tutto quello che può capitare nella loro relazione, a livello educativo si trovano molto spesso d'accordo, mandano gli stessi messaggi, magari in maniera differente, però mandano gli stessi messaggi. E i figli si trovano nella possibilità di poter scegliere quale modalità appunto ascoltare maggiormente. Questo è un po' il quadro di riferimento. Quindi all'interno di questo contesto familiare che si è modificato, qui ho sintetizzato un po' in estrema sintesi quello che è successo, servirebbe molto più di una puntata qui in radio per spiegare l'evoluzione appunto della famiglia che è venuta
degli ultimi decenni, però in questo contesto gli adolescenti, appunto, per certi versi vivono le stesse esperienze, gli stessi cambiamenti che ci sono sempre stati, per altri non sono più quelli di una volta, cioè vivono in un contesto completamente diverso. In questo senso, appunto, Petropoli Charmé propone come immagine, come mito, quello di Narciso. Cioè Narciso ha preso il posto di Edipo. Cioè quello che va a determinare la crescita, la fase di identità degli adolescenti non è più il conflitto tra ragazzi e adulti, che appunto veniva esemplificato nel mito di Edipo enunciato a suo tempo da Freud, ma bensì con il mito di Narciso, con il narcisismo. Qui non parliamo di narcisismo in senso patologico, parliamo di narcisismo proprio prendendo spunto dal mito in senso più comune. Allora, in che senso questo narcisismo? Chi era Narciso? Conoscete bene il mito, no? Così vanitoso, così innamorato di se stesso, pieno di sé, che è stato portato da una ninfa che era innamorata di lui, ma a cui lui non dava bado, vicino a un lago, si era specchiato, aveva visto la propria immagine riflessa, non riconoscendosi, si era innamorato di questa immagine bellissima, e quando l'acqua si era increspata, non vedendo più l'immagine, per paura di perdere, si era buttato ed era annegato. E poi era stato trasformato, appunto, agli dèi nel fiore, appunto, nel narciso. Questo narra il mito. Ecco, gli adolescenti di oggi sono molto simili. Cioè, negli anni, appunto, questi aspetti narcisistici molto legati all'immagine e quindi al giudizio degli altri sono la parte, diciamo, fondante dello sviluppo adolescenziale. A livello sociale ci sono tanti strumenti che hanno favorito questi aspetti. All'inizio della televisione, pensiamo adesso appunto all'influenza che hanno e le modalità comunicative che ci sono in tutti i social network, che sono appunto i nuovi specchi dove i narciso e gli adolescenti narciso si contemplano, si specchiano, e sono proprio un sintomo di questo cambiamento e un po' di questo dominio ormai incontrastato di narciso rispetto proprio alla tradizione, proprio agli aspetti più edipici. Questo cosa comporta? Comporta che il problema più grosso che hanno i nostri ragazzi è quello del essere sempre più fragili. Perché? Perché qual è la cosa importante che conta in questo mondo narcisistico? Tra l'altro il narcisismo non riguarda solo i ragazzi, riguarda anche gli adulti. Questo è un altro problema. Anche noi tendiamo comunque a privilegiare gli aspetti dell'immagine, dell'autocompiacimento rispetto alla sostanza. Quello che conta è il riconoscimento degli altri. E cosa succede quando i ragazzi e ragazze non si sentono riconosciuti? Ecco che ci sono le ferite narcisistiche, sono appunto il punto debole, il punto dolente degli adolescenti di oggi. E qual è il sentimento più diffuso? È quello della vergogna. La vergogna è un sentimento molto, molto difficile da gestire, molto difficile da maneggiare, da vivere. Comporta dei cambiamenti poi anche a livello di comportamento. Se torniamo al mito, no? Nel mito Edipo, quando era venuto a conoscenza del suo delitto, appunto, di aver infranto i tabù, cosa fa? Cosa prova? Prova senso di colpa, fino ad arrivare ad accecarsi. Però il senso di colpa comporta dei tipi di comportamenti. La vergogna è qualcosa di più pericoloso, perché ha provocato delle esperienze che magari agli occhi adulti sembrano piccole, ma agli occhi dei ragazzi sono esperienze di frustrazione, di mortificazione. La risposta quindi non è più come nel passato quella della ribellione, della rivolta, quanto un qualcosa di
diciamo più aggressivo, quello che emerge di più, il sentimento quando uno si sente frustrato, mortificato, è quello della vendetta per gli oltraggi subiti, che può essere appunto solo pensata nella maggior parte dei casi, ma a volte appunto nelle situazioni che si leggono, ahimè, abbastanza spesso sui giornali, che vengono riportate dai telegiornali, tutti i fatti di cronaca che riguardano gli adolescenti, anche con atti inspiegabili, molto, molto gravi, molto pericolosi, appunto è questo sentimento di vendetta, perché Narciso da un lato è forte, dall'altro è molto debole. L'adolescente appunto sfugge al confronto col mondo adulto, che vorrebbe imporgli di affrontare fatiche, responsabilità e anche le solitudini tipiche dell'età di crescita, e questo gli comporta una grande fragilità, mentre l'adolescente Edipo affrontava con la ribellione. L'adolescente Narciso invece fa fatica proprio con questi aspetti, soprattutto perché si sente sempre sotto i riflettori. Gli aspetti della vergogna sono molto forti. Questi li rivedo anche nella mia attività clinica, molto spesso nei ragazzi che soffrono appunto di attacchi di panico, ansia, fobia scolastica, difficoltà relazionali, quando appunto sono dipendenze non tanto da sostanze come in passato, ma adesso da smartphone, social network, tutto quello che riguarda l'ambito digitale. Questo è quello che succede proprio a causa del cambiamento del passaggio dalla famiglia normativa alla famiglia affettiva. Tra l'altro, uno degli aspetti del narcisismo, non dico che è tutto dovuto, però il diritto al essere la persona migliore possibile, ad avere successo. Il problema è che pensa proprio di averne diritto, senza l'aspetto di faticare per arrivare. Questo è causato proprio da tutta la situazione. Quindi, come dicevo, per l'adolescente Narciso appunto non ci sono motivi importanti per contrastare il sistema culturale educativo in cui sta crescendo, perché gli adulti appunto non sono più avversari, non sono più appunto un qualcosa da superare, da sconfiggere per poter crescere, ma sono quasi quasi degli alleati con cui si può collaborare per realizzare il proprio progetto di sé, di diventare appunto il se stesso migliore possibile. Però appunto i giovani Narciso, che non sono tutti così, mi raccomando, però è una caratteristica di fondo che è sempre più presente, ha sempre più bisogno di vedere riflessa la propria immagine appunto nello specchio sociale. Questo succedeva anche in passato, adesso però gli specchi sociali sono molti di più, sono molto più invadenti, raggiungono molte più persone e seguono leggi comunque molto molto diverse. Quindi ha bisogno che la sua intima essenza, la sua fase venga riconosciuta, rispecchiata, dando importanza anche ad aspetti diversi. Quindi non c'è più il senso di colpa. Prendiamo anche il vissuto. Adesso spesso capita che anche i genitori sono un po' così, perché magari di fronte a un'osservazione, a situazioni che sembrano piccole, i ragazzi sentono misconosciuto il proprio valore, il valore della propria persona, e vanno in crisi. Di fronte magari ai risultati scolastici scarsi, non scatta quella grinta, quella voglia di rivalsa, di mettercela tutta, di recuperare, danno quasi poca importanza, proprio perché è cambiata la visione di base. C'è da dire anche che a livello un po' sociale questo nuovo modello di adolescente è molto dominante. C'è un po' ovunque, in televisione, nelle pubblicità,
nel cinema, in tutti i social media. Perché? Perché c'è un grande mercato che si rivolge a questa tipologia di adolescenti, quindi dandogli proprio modo anche di crescere. C'è anche un processo, diciamo, negli ultimi 15-20 anni stiamo assistendo a un processo di adolescentizzazione dei consumi. Scusatemi il termine, è un po' anche difficile da dire. Perché? Perché hanno capito che nei ragazzi c'è proprio la politica degli acquisti familiari viene mossa proprio dai bisogni narcisistici dei ragazzi. In questo caso si muovono grandi quantità di soldi. Però appunto la debolezza, come ho detto prima, dei ragazzi, di questa nuova modalità, di questa nuova forma di adolescenti narcisi, è proprio dalla dipendenza dal riconoscimento da parte del mondo in cui vivono. Perché diventa una dipendenza. Quando io sono dipendente da qualcosa, non sono autonomo e faccio fatica, perché se qualcosa va storto non dipende da me. Questo è un brutto... Si creano dei tranelli. Quando questo bisogno di riconoscimento non vengono appunto apprezzati, provano sensazioni di umiliazione, di mortificazione, che spesso risultano difficilmente tollerabili, con un dolore che scende in profondità e può creare rabbia, spesso anche comportamenti autolesionistici, oppure appunto come reazioni violente, molto, molto cattive, con la mancanza di empatia. Quindi come Edipo appunto era nel mito, era vittima del senso di colpa perché aveva infranto le norme che gli erano state imposte, Narciso è vittima di vergogna. Quando? Quando non riesce a essere all'altezza del proprio progetto di sé, dei propri sogni. Ma mentre appunto la colpa può essere espiata, la vergogna rischia di rimanere. Si può superarla, però è un qualcosa di più sottile, di più profondo. E questo è il tratto tipico appunto di Narciso, appunto del culto di se stessi, anche il basso livello di empatia. Questo deriva proprio dal cambiamento che dicevo prima, di cui parlavo prima, a livello familiare, a livello culturale, dove i figli, appunto le nuove famiglie, vengono appunto sempre meritevoli di gratificazione. Spesso ricevono la gratificazione i figli prima ancora di aver espresso il bisogno. Ecco che allora scatta il tutto dovuto, la difficoltà di fare fatica. Mi viene in mente un esempio che vivo spesso. Capita che i ragazzi siano situazioni scolastiche, magari un po' particolari, certi comportamenti, certe note. Ecco, una volta prendere una nota voleva dire infrangere le norme, quindi a casa c'erano delle conseguenze. Adesso il più delle volte, quando i ragazzi arrivano a casa con una nota, non hanno delle conseguenze, ma la prima reazione dei genitori è di prendersela con gli insegnanti. Quindi si è proprio modificata. Quindi la colpa viene data all'esterno, all'insegnante. Non sempre, però diciamo è abbastanza comune come situazione. Quindi diciamo il mondo in cui sono gli adolescenti di oggi, appunto questo mondo anche molto, molto virtuale, perché in questo poi la realtà virtuale ci sta benissimo, perché gli adolescenti possono sperimentarsi in un mondo che non esiste, che può avere la sua utilità, che però comporta dei grossi rischi. Però internet ormai ricopre nella vita degli adolescenti un ruolo fondamentale, è un luogo, diciamo, è diventato il luogo di aggregazione quasi primario. Si trovano appunto nelle chat a giocare insieme, a giocare online, anche se sono nella stessa stanza, giocano coi telefoni o con la PlayStation online insieme. Si è modificato, ripropone, diciamo, viene riproposto una copia del mondo reale, dove però gli aspetti più critici sono resi più indolori, più morbidi, dove è più facile stare.
problema che non è il mondo reale, quindi un po' ci sta, ma esistono adolescenti che proprio si chiudono, alcuni in qualche periodo, e questo può essere anche utile come fase un po' di pausa, altri si chiudono proprio del tutto in una società che è molto competitiva, molto appunto diversa anche dalla nostra, come quella giapponese, da tantissimi anni c'è un fenomeno, si chiama il fenomeno dei ragazzi adolescenti otaku, spero di aver pronunciato bene, che sono quei ragazzi che hanno, diciamo, la sensazione di smettere di esistere quando spengono il computer, spengono i dispositivi elettronici. Sono così calati in realtà virtuale, coi videogiochi, la televisione, eccetera, eccetera, al punto da rifiutare la realtà. Cioè, gli otaku sono quelli che non escono più dalla loro camera, non vanno a scuola, si rifiutano di parlare, non escono con gli amici, stanno sempre appunto in una vita da sogno, però in una vita virtuale. Ecco questa fase di esistenza dove tutto sommato i ragazzi hanno molta più libertà, libertà di sperimentare, hanno tante gratificazioni, appunto questo senso di vergogna, tutta questa situazione comporta appunto a un allungamento di questa fase dell'esistenza, questa fase adolescenziale, proprio perché non c'è più la necessità di rottura che comportava comunque un ingresso nell'età adulta. In tutto appunto gli adolescenti sono molto fragili, non è colpa loro se la società è così, se la famiglia è cambiata. Certo, per gli adulti si pongono delle domande, dei quesiti, delle realtà diverse, non facili da affrontare. Basti pensare alla tematica dell'utilizzo appunto di tutti i dispositivi digitali. È giusto lo smartphone? Non è giusto? A che età posso usarlo liberamente? È corretto controllare? E i videogiochi? Quante ore? Ci sono tutte vari aspetti. Allora, per la maggior parte degli adolescenti non succede niente, sono tendenzialmente appunto nell'ambito narcisistico, appunto nel senso comune, ma va bene così. Ce n'è qualcuno che rischia invece di impantanarsi e di star male e di rendere il processo di crescita più difficoltoso proprio per la somma di tutti questi aspetti, soprattutto per il senso di vergogna, che è quello principale che vivono gli adolescenti nella nostra società e su cui bisogna prestare molta molta attenzione. Molto bene, la nostra mezz'ora insieme è passata, spero di aver proposto degli spunti interessanti questa lettura, che è una lettura parziale, però va un attimo a analizzare questo aspetto che può essere utile per capire alcuni comportamenti, cosa succede appunto in questa fase delicata, importante della vita dei nostri ragazzi, delle nostre ragazze. Vi ringrazio per essere stati all'ascolto qui di Radio Evolution del Flauto di Pan. Vi do appuntamento tra 2 settimane, sempre qui su Radio Evolution, con una nuova trasmissione, un nuovo appuntamento insieme. Nel frattempo, se volete commentare, fare domande qui, tutti i nostri strumenti, c'è la modalità, se avete richieste su tematiche particolari sono sempre a disposizione. Intanto vi ringrazio e vi lascio all'ascolto degli altri programmi di Radio Evolution. A presto!